Cioè, per me voi non date il giusto rispetto ai manga. Tutto quello che si dice è vero. Non si deve andare contro. Fumetti sono fatti per evadere dalla realtà. Io devo evadere da questa prigione che si chiama Fandom! Come va, ragazzi? Oggi per me è una giornata davvero molto intensa e sono super contento di vedere un sacco di persone che si sono radunate intorno alla mia Top Shonen e sono contento di vedere un sacco di persone che sono anche qua adesso, Tutti qui per parlare. Ma di che dovete parlare? Ma di che dovete parlare? Stasera non voglio parlare della Top, eh? Ve lo dico subito! Allora, dicevo, Ugly Dog 97, in tutte le reaction ai top degli altri vedevi Dragon Ball e ti incazzavi e mo lo metti nella tua. Secondo me dobbiamo un attimo ridefinire i concetti di intrattenimento e di divulgazione. Perché io l'ho intuito, diciamo, che siete convinti che quello che si fa su Twitch, o anche quello che si fa su YouTube, o quello che si fa su Twitch è Tutto vero. Tutto quello che si dice è vero. Non si deve andare contro. qua su Twitch, secondo me, funziona molto l'interdipendenza tra le parti e funziona tantissimo, tantissimo il dialogo. Ma è chiaro che se sto facendo il contenuto, è il contenuto. Cioè, se strappo il manga, ma secondo voi è perché odio il manga? Chi ama i fumetti odia Caverna di Platone, d'altronde. Quando si fa contenuto si fa ironia, si scherza, si fa goliardia, si fa casino. Non è mica fatto perché uno pensa quelle cose. Al massimo penso che potrebbero essere divertenti. Illu 000, c'è gente che non l'aveva capito ancora, si vede. Ma poi questa cosa è veramente tremenda. Trovo abbastanza strano vedere che le persone ancora non riescono a capire quando c'è il momento veramente delirante, il momento dove si spaccano le cose, e lo confondono con la realtà. Cioè, ragazzi, siete arrivati al livello degli editori. Cioè, gli editori che quando vedevano che io cacavo sopra Death Note, poi mettevano una mia foto negli uffici, questa persona non deve entrare. Siete arrivati a quel livello. Cioè, gli editori italiani per me sono le persone più sceme di tutta l'Italia. Ok? Voi siete arrivati a quel livello. Ma loro li comprendo perché sono vecchi, giurassici, vengono da un mondo totalmente, venivano da un mondo totalmente diverso. Oggi invece sono molto più affini a noi perché ci sono persone che ci lavorano dentro e sono giovani. Infatti, sapete benissimo le live che abbiamo fatto insieme con Panini, eccetera, eccetera. Ecco, anche Kirio qua sotto mi dà ragione. Ma sì, un po' di sana goliardia. Caverna, ma allora se è tutto vero, è vero che odi la vita e per questo leggi? Per forza, per forza! Ma come posso mettere gli Spokon in una top per me? Cioè, io leggo i manga perché sono tutto ciò che è più lontano possibile dalla realtà. Gli Spokon sono invece i fumetti più vicini alla realtà. Ma chi cazzo li deve leggere? Cioè, lasciatemi perdere, non mi rompete i coglioni. È chiaro che sono una persona assennata. Se leggo Mitsuru Adachi, mi piace. Slam Dunk, lo adoro. Rocky Joe, immortale. Ma io in una top metterei anche l'Uomo Tigre, tanto per dire. Kinnikuman? Però sono troppo vicini alla realtà e non è per questo non è questo il motivo per cui leggo i fumetti. A me piacciono i robottoni, mi piace Mazzato, Caverna Escapista, ma totalmente. I fumetti sono fatti per evadere dalla realtà. Io devo evadere da questa prigione che si chiama Fandom! Bene così, Dome, a ognuno il suo, l'importante è godere. A voglia. Capi, io mi sarei aspettato un Bastard o un Medaga Box. Ma no, ma sono quelle cose. Allora, secondo me, finisco per ripetermi perché poi l'ho già detto nel video della top.
nell'intro. Io già, sapete che odio ripetermi, lo sapete, io, è una cosa che non sopporto, eppure voi mi costringete proprio perché volete essere bannati. Io in una top ci metterei, e ci ho messo, solo le cose che ho letto più volte, quelle che mi hanno dato di più. È chiaro che dico, ma Nisesin ha fatto una scrittura pazzesca, una storia incredibile. Jojo mi ha accompagnato per tanto tempo, Ben arrivato, ma non avrai mai a pentirtene. prese, messe lì. E se l'ho letta un'altra volta, la seconda volta, è un miracolo! Perché sono molto dense, molto cariche, e basta veramente una volta. Tra quelli della top, qual è quello che hai letto di più? Indubbiamente Dragon Ball. Ma per una questione proprio di tempistica, perché, sai, è uno dei primi preso. A questo punto ti chiedo per curiosità, quante volte hai letto Hunter x Hunter? Centinaia. Ma ricordate, facevo le letture di Hunter x Hunter... all'inizio della mia carriera qua su Twitch per accumulare spettatori perché non se ne facevano. Proprio specchietto per le allodole. Come da titolo non voglio parlare della top, ma grazie per avermi fatto conoscere Gettar Saga, non l'avevo mai sentito prima. Mukashi Mukashi, goditela. Sono pochissimi volumi in realtà la saga di Gettar, ma è una cosa stupenda. Penso più o meno come te, ad esempio, a me gli Spogon non piacciono tanto perché non ci vedo nulla di interessante. Preferisco opere dove è richiesta una dote creativa più grande. Ovviamente nulla da togliere a quelli che hai citato tu, capolavori assoluti, però è proprio una questione mia personale. Preferisco vedere e leggere qualcosa di più lontano dalla realtà e che richiede, come ho già detto, una dote creativa maggiore. Dottor Kilg, ma siamo vicini con le idee. Parlando di Hunter x Hunter, non hai detto nulla riguardo al fatto che non è finito. Come mai questa scelta? Ma io non capisco quelli che invece non mettono i manga che non sono finiti. A parte Kirio, un paraculo pazzesco. Dice solo stronzate, Kirio, no, Hunter x Hunter non si deve mettere. Io non lo metterei. Poi mette in ogni top possibile la Fenice, ma scusa, la Fenice è incompleta, allora che cazzo cambia? O come sono sicuro tutti quanti mette. Anzi, già ve lo spoilerò, quando farò la top Seinen, Berserk primo posto, mi sembra normale, no? Berserk primo posto per forza, quindi già spoilerato, non avete nemmeno più il motivo di venire a vederla. Ma se queste storie hanno dato qualcosa durante la loro pubblicazione, hanno rappresentato qualcosa di importante per i lettori, come potrebbe il finale o i capitoli successivi, per parlare di serie in corso, come potrebbero cambiare quello che hanno già dato? Quello che hanno dato lo hanno dato. Non vedo dove sia il problema nel fare una top che, per forza di cose, è incastonata in un determinato periodo storico. In questo momento, Hunter x Hunter è ancora in corso, è lì, ma sappiamo tutti che il 28 settembre 2021 Hunter x Hunter è arrivato al volume 34. Fino al volume 34, per me, deve stare nella top 10. Ma come anche chi ci metterebbe Detective Conan? Cioè, ma che problema c'è? Mettici Detective Conan, ti piace? Ugly Dog, riprendi il discorso che abbiamo fatto mezz'ora fa. Non è questione di capire quando si è seri e si esagera scherzando. Se questa cosa di Dragon Ball, ad esempio, viene detta in tutte le top che reacti, e oltre ci si aspetta un minimo di coerenza. Magari interpretavo male, io volevo creare The Flame per tornare amici. Mi dedichi un bel 21 anni fa. Non siamo mai stati nemici. E ti dico, 21 anni fa, quando faceva prima di trovare, cioè, no, il manga Bosuke lo kentavo, da cosa ho pubblicato. Il potenziale finale non influisce la reputazione e la valutazione di un manga? Per me no. Danshaku, io credo che questa cosa sia una visione tipicamente occidentale, che secondo me rovina la visione e la lettura a molte persone, perché siamo convinti tutti che deve esserci sempre la divisione in tre atti, che deve avere questo finale bello, eccetera. Ma i manga che hanno una lifespan di una settimana, e la settimana dopo può cambiare tutto e possono essere tagliati dalla rivista, sparire per sempre dalla pubblicazione. Cioè, per me, voi non date il giusto rispetto ai manga. Tutta la settimana si impegnano per far uscire quel cazzo di capitolo, per far vedere quanto sono bravi a raccontare quella storia. E solo perché c'è un finale che non piace, allora tutto il manga è da buttare. Tutto quello che è stato fatto prima, tutte le emozioni che ha dato prima. Cosa
Così non contano più niente, non esistono più. Cioè, beh, mi sembra un discorso veramente folle, ragazzi. Ma dici sempre che il finale di Fullmetal Alchemist fa schifo. Ma che cazzo me lo fotte? Ma sì, infatti, il finale di Fullmetal Alchemist per me è proprio merda, proprio cacare. Ma non è per questo il motivo per cui non l'ho messo nella top. Non l'ho messo nella top perché mi annoia Fullmetal Alchemist. Tutto Fullmetal Alchemist mi annoia abbastanza. Poi è chiaro che dico, oggettivamente, è un fumetto di qualità. È un fumetto di qualità e non si può dire il contrario. Scusa, potrò avere dei gusti? Potrò avere delle idee? No, no, devi sempre dire quello che dice la massa. O devi sempre dire quello che ha detto il caverna goliardico. Lo devi portare avanti per sempre. Perché non hai messo Akira? Perché è un seinen? Cara, qual è l'edizione a presa di Getter? Se puoi recupera quella di Visual, altrimenti quella J-Pop va benissimo. La penso come te su Naruto. Nonostante sia finito, ormai faccio cagare a tutti. Quello che mi ha dato è impagabile personalmente. In una mia top 10 lo metterei fisso. Ma ci sta, Daniele, ti capisco. Ma è giusto così. In che momento della serializzazione Auto è diventato il numero 1? Ma penso con il penultimo capitolo. Molto semplicemente, quando sfotto Luca, sfotto Luca. Ma è chiaro che secondo me Death Note ha un certo valore. Si prende troppo seriamente. Quando faccio le cose serie nessuno mi crede. Quando faccio le cazzate mi prendono tutti troppo seriamente. Non dovete sentire tutte le cazzate che dico. Ma no. E dillo che ti piace il giorno. Ma io l'ho sempre detto la prima top. Ma c'ho pure il cofanetto. Ho speso 100 euro di cofanetto di Your Name. Ma se non mi piaceva, ma potevo mai comprarmi il cofanetto di Your Name? Che poi nessuno mi crede. Ma nel portafoglio io non lo so, io mi devo giustificare pure per i gusti. Nel portafoglio c'ho Dark Golduck. Mi devo giustificare pure nelle cose che mi piacciono. Non lo so, veramente. Edgy. La carta di Yu-Gi-Oh! È cilindro magico. Mi è arrivato l'ultimo capitolo di Berserk, eh? Sta qua. È arrivato tutto distrutto, tutto impestato, spaccato. Che bello. Ma dentro, ragazzi, ci sono un sacco di illustrazioni. Non vi faccio vedere il capitolo per non spoilerare, chiaramente, ma... Zeppo, zeppo, zeppo. Ma una galleria enorme. Cioè, praticamente, che cazzo li abbiamo a comprare di a fare gli artbook? Bastava prendere l'ultimo numero della rivista. Cioè, ma serio, ma pieno zeppo. Non è finita, perché questa poi è la prima parte. Ma alla fine c'è la seconda parte di illustrazioni e continua. Questa del Cavaliere del Teschio. Questa è spettacolare proprio, eh. Spettacolare. Gatsu è suo padre. Grazie, Quote Raven. Grazie per gli 11 mesi. Quasi un anno, mai pentito. Ma non finiscono mai. Sono proprio tantissime. Non finiscono, sono tantissime. Che poi tutti quanti stanno sempre a rompere i coglioni. Poi diciamo una cosa, eh. Sì, sono le copertine. Copertine regular e variant. Diciamo una cosa. Una cosa vera. Che tutti rompono sempre il cazzo. Sempre, sempre. Tutti, tutti. Un po' il caso, ah, lucratori, qua, là, questo, quello, ma è giusto, non è giusto, sapete quando magari muore un artista, no? Tutti quanti ci fanno la fan art, adesso si deve fare la fan art, per forza, che è morto artista, dobbiamo recuperare terreno. Poi vedi, se lo trovo, perché non è che... Poi vedi l'editore, che nell'ultimo numero, l'ultimo capitolo di Berserk, mette... Oh, venitevi a comprare le cravatte, le magliette, il film, i gadget, il portachiavi delle spade, guarda qua, venite a cattare le cravatte. E allora, questo comportamento non legittima... anche noi a fare altrettanto, se non pure peggio. Vi prego, questo è un sogno. Questo è un sogno, svegliatevi.
Svegliatemi, questo è un sogno. Svegliatemi, svegliatemi. Non ce la faccio più. Ah, vabbè, non è un sogno ricevere un foot job comunque. Domenico, guardi con questa cosa. Che cos'è? Vediamo, Shinos, che cos'è? Perché? 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 Gioco di Demon Slayer. Siamo, mamma mia. This will be your first real mission where you'll face a demon alone. I hope you both return safe and sound. Safe and sound and let it all out. No, quella è Scream and Shout. Comunque uguale all'anime. Are going to live in happiness as a family. No one on this mortal plane will tear us apart. I'll never hand Nezuko over to you. Not if I manage to cut your head off first. I would love to see you try. Let's see if you have what it takes to bring down one of the 12 Kizuki. Ma è super figo. My beloved children, I thank you for coming here this day. Let's have you start your rehabilitation training. Know this. If you bear your fangs at the innocent, we'll see your... Arriva fino a Mugen Train la storia. Vabbè, praticamente i videogiochi di Naruto ci sta, quelli erano super belli. Wow, questa scena quanti secondi, ragazzi. C'è poco da fare. L'anime è super bello. La colonna sonora pure è abbastanza secca. Molto meglio del manga. Ok. PlayStation. Allora, devo dire la verità, mi sembra super intrigante e sì, lo giocherei in live. Magari per fare anche qualche partita. Spero che si possa giocare online, c'è un versus, però non lo so, boh. Un'ottima cel shading, veramente mi sembra un buon gioco. Ogni volta c'è il cane di Kirio che abbaia contro me. Non mi piace la top. Si vede. Che aveva detto Naoki Urasawa? Aveva dichiarato che dovevano decidere gli editori. Cioè, tipo, gli hanno chiesto... Gli hanno fatto proprio questa domanda secca. Ma lei che cosa vuole fare con Billy Bat in Italia? Hanno detto, devono decidere loro. Sceglierà poi l'editore che vende di più, chiaramente. Vabbè, ragazzi, ma è normale che sceglie chi vende di più. Questo perché? Ma i giapponesi cercano sostanzialmente quello che gli dà la sicurezza. Oggi, con il Napoli Comic Con, abbiamo fatto una live dove abbiamo parlato proprio delle serie interrotte, dei manga interrotti, dei manga che hanno avuto una brutta sorte, una vita editoriale tremenda, eccetera, eccetera. In Italia e in Giappone pure, magari alla fonte proprio sono stati interrotti. E parlavamo appunto di questa cosa qua e ho specificato il modus operandi dei giapponesi. I giapponesi chiedono agli editori italiani di stampare prima i titoli che non vendono. Prima i titoli che non sono buoni. La merda, letteralmente la merda. E penso che solo chi ha letto davvero i primi manga della Panini si ricorda come stavano messi. E pubblicavano un sacco di manhwa coreani, più che manga. E manga che più che manga sembravano videogiochi.
che erano interrotti già alla base. Ma perché J-pop? Adesso J-pop è un editore medio, piccolo in realtà, tenuto in una buona considerazione da parte del pubblico, ma io che ho cominciato, io sono epoca J-pop, diciamo, no? Perché ho vissuto proprio tutta la nascita, quando ha acquisito l'azienda per la quale io lavoravo e l'ho preso nel culo, grazie, e tutto l'adesso. Ma J-pop ha cominciato e scammava tutti. Non ci sta una serie che ha finito, J-pop, di tutte quelle che ha iniziato. Tutte interrotte, tutte morte. Perché? Perché i giapponesi ti danno la merda. I giapponesi ti danno la roba che non vende, ti danno la roba che non è presente in TV, ti danno la roba tremenda, e tu la devi vendere. Se non fallisci nel frattempo, ti diamo i manga che vendono di più. Ma no, dei nemici, no? J-pop dei nemici. J-pop, tranquilli, sereni, chiacchieriamo spesso, Georgia numero uno, top piedini. Degli esempi... Esempi di J-pop, di serie interrotte, sicuramente Vampire Hunter D, non so se ve lo ricordate, Hetalia, mi sembra che non l'abbiano mai finito, Hetalia, alcuni manga che aveva ereditato da GP, mai finiti, Cyber Blue, uno dei primi di J-pop, mai finito, ce ne sono decine. Tutta la roba presa da GP non l'hanno mai finita, ma la roba loro pure all'inizio. È chiaro che io ve li dico e dici, boh, che cazzo sta parlando? È regolare, perché oggi è facilissimo. Scusa, ho una domanda da farti. Da molti anni ormai, vedo anni, mi reputo abbastanza informato in questo campo. Nell'ultimo annetto ho deciso di allargarmi verso i manga. Non sono molto informato sulle cose tecniche, per esempio... Vorrei sapere tanto cosa siano i retini, perché da voi li sento nominare spesso. Grazie mille, non smetterò mai di imparare da voi. Domix! Ma figurati, qua nessuno nasce imparato. Ti spiego subito. Mazinga. Ci sono? Sì. Ho preso questo perché secondo me ci permette di avere subito una differenza. Allora. Vedi qua in questa pagina del manga, lo sfondo è completamente bianco e la pagina, mentre il braccio del personaggio è in un tono di grigio, lo vedi? Questo tono di grigio viene realizzato con i retini. I retini sono né più né meno che una pagina trasparente adesiva con sopra i dots, i puntini. Più i puntini sono vicini, più la trama è fitta e quindi più il retino è scuro. Più sono lontani, più il retino è chiaro, un grigio chiaro. Ci sono diversi retini. Retini che fanno degli effetti, fulmini, oppure semplicemente raggi e cose del genere. Venivano utilizzati tantissimo fino a qualche anno fa dai mangaka, che... Ti faccio vedere quest'altra pagina che secondo me ci permette di spiegare la tecnica. Come vedi, servono per creare degli effetti di chiaro-scuro. Diciamo Gonagai non è che ne avesse tanto bisogno, perché già comunque usa molto tratteggio. Però vabbè, ci mette anche i retini, che danno un livello in più. Come vedi qua e là, soprattutto da questa parte qua in fondo, il retino diminuisce all'esterno. Lo vedi, si assottiglia e sparisce, perché qui praticamente che cosa ha fatto l'autore? Lo ha grattato via, perché è un adesivo che si mette sulla pagina del manga e per rimuoverlo si gratta via con il taglierino, con la parte piatta del taglierino si gratta via. Oggi nessuno lo fa più, oggi si fa tutto digitale, ci sono i retini digitali, si fa tutto molto più in fretta. Quando leggi una serie in scan e poi la compri cartacea, la rileggi da capo o la metti direttamente in libreria? Ma in realtà... In scan, diciamo che ho letto pochissimo, diciamoci la verità, molto poco, solo le cose che mi interessavano e che comunque avrei comprato. Leggo pure il volume, sì, perché poi in scan magari il traduttore adatta in una maniera diversa.